A Manopello una manifestazione di dissenso contro il tracciato prescelto per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma, in uno dei luoghi simbolo della distruzione che, afferma il comitato organizzatore Confer, si vuole compiere con i progetti dei lotti 1 e 2 Brecciarola-Manopello all'anno scafa della ferrovia Roma-Pescara. Stamani la manifestazione dei cittadini per chiedere la sospensione dell'iter, degli espropri e lo studio della variante al tracciato. Il comitato che si è costituito ad hoc ha chiamato anche le istituzioni a partecipare. Ascoltiamo la presidente Confer, Katia Colalongo. Perché dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce e quello che veramente i cittadini vogliono e quali sono le opere utili per il territorio, non dannose. Le scelte non sono state fatte dai cittadini e oggi questa è la risposta. Se gira un po' la telecamera, questa è l'altezza dei pannelli che devasteranno il territorio di Manopello e tutti gli altri territori che verranno abbracciati. Ci dobbiamo rendere conto che non è un problema puntuale, ma è un problema generale che abbraccia la provincia di Pescara, la provincia di Chieti, abbraccerà la provincia dell'Aquila, quindi non è solo un problema di Manopello, non è Confer che detta le regole, sono i territori che richiedono buonsenso, quello che fino ad oggi non c'è stato. Voi non dite no all'opera in sé per sé, ma come verrà fatta? Noi vogliamo che si porti avanti la delocalizzazione dai centri urbani del tracciato ferroviario, se veramente quest'opera deve avere un senso. L'analisi costi-benefici che è stata fatta da Confer parla chiaro e cozza un po' con l'analisi costi-benefici fatti da Ferrovie. Non è, come fatto oggi il progetto, un risultato di buonsenso e utile al territorio. Diversi cittadini presenti a Manopello con alcuni sindaci già sono state presentate due interrogazioni parlamentari da Giulio Sottanelli di Azione e dal deputato PD Luciano D'Alfonso. Tutti i cittadini che sono qui e quelli che arriveranno sono a favore della ferroviarizzazione, ma contro questo progetto pensato da lontano, messo su carta da vicino con errori incredibili. Per esempio, le abitazioni che voi vedete qui attorno verranno tutte distrutte. Qui sorgerà un muro che somiglierà a quello abbattuto a Berlino quando volevano riunire le due Europe. Per quale ragione un progetto si deve fare contro la qualità, contro il territorio, contro le famiglie e contro le imprese? Noi vogliamo un progetto a regola d'arte che per esempio si presenti con la forma della variante plus. C'è l'idea messa su carta di una variante plus da parte dei cittadini, di alcuni pezzi di amministrazione locale, che a un certo punto è stata abbandonata come un figlio illegittimo. Quella variante plus risolve i problemi della stazione appaltante, risolve i problemi di RFI, risolve i problemi delle famiglie, delle imprese, delle collettività che vogliono continuare a vivere. Signora, lei di Manopello, perché no a questa opera così com'è? Perché è uno scempio. Io ho a cuore tutte le persone che perderanno la casa e probabilmente sono anche io una di quelle. E ad oggi non so ancora niente. Una casa in cui io sono nata, una casa costruita dai miei genitori e quindi ha solo un valore affettivo e l'ho ristrutturata da 2 anni che abito in quella casa. Tutti i nostri sacrifici sono in quella casa.